In questa guida vedremo come installare Windows 11 oppure Windows 10 su chiavetta USB oppure memoria USB esterna, come ad esempio un SSD. Il risultato finale è esattamente quello che ti aspetti, ovvero un secondo ambiente di lavoro Windows completamente contenuto sulla nostra chiavetta USB o memoria esterna, all'interno del quale potremo installare programmi, giochi e fare prove finché vogliamo senza il rischio di intaccare il sistema operativo interno del PC. Ah, dimenticavo, ciao, sono Zane di Turbolab.it, se l'argomento ti interessa seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. In questo video vedremo come installare Windows dentro alla memoria USB oppure al disco SSD esterno, ovvero installeremo il sistema operativo e tutti i programmi direttamente sulla chiavetta. Se invece stai cercando il modo di formattare il tuo computer e reinstallare Windows partendo da una chiavetta USB, fai riferimento a quest'altro approfondimento. Cosa ci serve per svolgere questa procedura? Chiaramente un computer e una chiavetta USB oppure un disco SSD esterno. La scelta migliore è quella ottimale, che personalmente ti raccomando di scegliere un disco SSD esterno con interfaccia USB, come ad esempio l'ottimo Samsung T7 da 1 TB, di cui ti lascio il link nella descrizione del video qui sotto. In alternativa, se non vuoi utilizzare un SSD esterno, puoi utilizzare una chiavetta USB, a patto che sia almeno USB 3.0 e che abbia una capacità perlomeno di 32 GB, perché l'installazione del solo sistema operativo ti occuperà una quantità di spazio compresa tra 15 e 25 GB a seconda delle situazioni. E quindi avendo quantomeno 32 GB avrai un minimo di spazio di manovra per installare i programmi aggiuntivi. Però lo ripeto ancora una volta, evita come la peste le chiavette USB 2.0, quelle di vecchia generazione, perché sono talmente lente che sì, tecnicamente potrai raggiungere il risultato cercato, però poi l'esecuzione del sistema operativo sarà talmente lenta che ti verrà voglia di buttare tutto fuori dalla finestra. Bene, ma entriamo nel vivo della trattazione. Io ho già collegato, come vedi, il mio Samsung T7, il mio SSD esterno su USB al mio PC e quindi sono pronto a lavorare. La primissima cosa da fare a questo punto è aprire la tua memoria USB e spostare sul disco fisso interno tutti i dati importanti che si trovano in questo momento sulla tua memoria USB esterna, proprio per il semplice motivo che la procedura che andremo a svolgere elimina completamente tutti i dati contenuti nella memoria USB. Quindi devi salvare tutto quello che intendi conservare. Invece, per quanto riguarda il disco fisso interno del PC, la procedura non dovrebbe toccarla minimamente, quindi tutti i dati che hai memorizzato all'interno del PC dovrebbero essere al sicuro. A questo punto devi procurarti l'immagine ISO del sistema operativo che vuoi installare. In particolare probabilmente vorrai scegliere o Windows 11 oppure Windows 10. Puoi scaricare l'immagine ISO di Windows 11 che utilizzeremo tra poco seguendo le indicazioni che ti ho lasciato in questo video. Se invece preferisci utilizzare Windows 10, puoi seguire la indicazione di quest'altro video per scaricare la sua immagine ISO. Non è assolutamente necessario utilizzare lo stesso sistema operativo che già hai installato all'interno del PC. Puoi quindi tranquillamente scegliere, magari se sul PC hai Windows 11, di utilizzare Windows 10 per la tua chiavetta oppure fare il contrario. Ma ti dirò di più, puoi anche scegliere di creare una chiavetta con una versione qualsiasi di Windows anche se sul tuo PC attualmente è installato Linux, proprio perché le due cose viaggeranno in modo completamente indipendente. Mentre aspetti che termini il download dell'immagine ISO della versione di Windows che hai scelto, portati su turbolab.it/3766. Qua sopra trovi il link appunto indicato come scarica Rufus, dal quale puoi cliccare e scaricare il programma. Si tratta appunto di Rufus, che è un utility open source eccezionale per svolgere procedure come queste. Bene, io ho già completato il download di entrambi i file, quindi eccoli qua, l'immagine ISO in questo caso di Windows 11 e la mia copia di Rufus che ho appena scaricato. Quindi clicchiamo sì, avviamo Rufus in questo modo ed ecco qua l'interfaccia principale. Ora, se la lingua non dovesse essere in italiano, clicca qui sul mondino per selezionare italiano, come ho fatto io in questo momento. Ciao, scusa per l'interruzione. Se il video ti piace, ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere, per me è sempre davvero estremamente importante. Quindi grazie, grazie davvero se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso, iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Torniamo al video. Ora, da qua sopra devi scegliere la tua unità. Come vedi, il menu è vuoto in questo momento perché siccome io sto utilizzando un SSD esterno,
esterno, Rufus di default mostra solo le chiavette USB, mentre gli SSD esterni, come quello che sto utilizzando io in questo momento, non vengono immediatamente visualizzati. Per far sì che venga visualizzato anche l'SSD esterno, clicca qua su Visualizza opzioni avanzate e clicca su Elenco unità USB. Ed ecco qua che compare anche il mio Samsung T7 SSD. A questo punto procedi cliccando qui su Selezione e Boot, assicurati che sia selezionato Immagine, Disco o ISO in questo modo. E poi clicca di qua su Seleziona per poter sfogliare il tuo disco, accedere alla cartella nella quale hai salvato l'immagine ISO di Windows un attimo fa, in questo caso è dentro la mia cartella download e io ci sono già, e posso cliccare Apri. Procediamo cliccando qua sotto su Opzioni Immagine e dal menu a tendina vogliamo scegliere Windows To Go. Nell'articolo che ho pubblicato su turbolab.it ti ho lasciato una serie di informazioni su Windows To Go e su quello che è. Si tratta di fatto di una tecnologia Microsoft che oggi Microsoft ha abbandonato, purtroppo, ma che comunque funziona ancora veramente benissimo e tramite Rufus possiamo sfruttarla per installare appunto la nostra versione di Windows sulla memoria USB. Torniamo quindi al nostro Rufus, eccolo qua, e a questo punto quello che dobbiamo fare è fare una piccola scorciatoia da tastiera, ovvero digitare Alt più E per attivare una serie di opzioni nascoste. Quindi ho appena premuto Alt e la lettera E di Empoli sulla tastiera. Quello che succede è che viene sbloccato un menu, trovi tutte le indicazioni estese su quello che abbiamo fatto nell'articolo su turbolab.it, dal quale possiamo selezionare appunto MBR e appunto l'opzione BIOS oppure UEFI, BIOS o UEFI. Procediamo ancora un attimo più sotto e spostiamoci sul campo etichetta volume, eccola qua. Sebbene non sia necessario, io non voglio che la mia installazione di Windows si presenti con questa stringa incomprensibile, ma preferisco assegnargli un nome, in questo caso io ho digitato WinUSB per fare in modo che tutte le volte che colleghiamo questa chiavetta a un qualsiasi PC venga appunto visualizzata questa dicitura WinUSB. Per il resto le altre opzioni dovrebbero essere a posto, in particolare qua sotto va benissimo quello che ti viene proposto, e per quanto riguarda le opzioni di formattazione, se vuoi dare un'occhiata, dovrebbero essere quelle che trovi di default in questa schermata. Per il resto proseguiamo, una volta che abbiamo controllato appunto di aver selezionato il nostro disco desiderato, quindi la nostra chiavetta oppure SSD esterno, dal menu qua sopra in alto procediamo cliccando su avvia. Quello che succede è che si presenta una schermata come questa, dalla quale possiamo selezionare l'edizione di Windows che vogliamo installare. Ti raccomando di scegliere Windows 11 Pro perché ti permetterà poi successivamente di attivare anche la crittografia del tuo disco o della tua chiavetta USB, che ti permetterà di proteggere i dati anche in caso dovessi perdere la memoria. Chiaramente intendo perdere la memoria USB, non perdere la memoria tua. Una volta selezionata l'edizione del sistema operativo, proseguiamo cliccando ok in questo modo e si apre questa altra schermata. Ci sono una serie di opzioni veramente molto interessanti. Allora, la prima ti permette di evitare, se è attivata, se è spuntata come in questo caso, che la tua installazione di Windows su chiavetta o disco USB esterno possa accedere ai dati contenuti nel computer, quindi ai dati del disco fisso interno. Ora, io personalmente ti straraccomando, per quello per cui è studiato questo meccanismo, di attivare questa opzione in modo che i due ambienti siano completamente separati. Quindi attivando questa opzione il tuo sistema operativo, quando sarà in esecuzione dalla chiavetta oppure dal tuo disco USB, non potrà accedere ai dati del disco fisso interno, magari compromettendoli. Quindi questa è sicuramente un'ottima opzione. Tieni però a mente che attivandola non potrai accedere ai tuoi file presenti sul disco fisso interno. La seconda opzione che vedi qua sotto, secondo me, dovrebbe sicuramente essere spuntata perché ti permette di creare automaticamente sulla tua installazione portatile di Windows un account. Di default ti viene proposto un nome utente uguale a quello del computer sul quale stai lavorando, però chiaramente puoi personalizzarlo come preferisci. L'opzione successiva ti permette invece di copiare automaticamente il formato relativo a data, ora e numeri dal tuo PC sull'installazione portatile, quindi una cosa in meno che dovrai personalizzare in seguito. L'ultima opzione invece ti permette di disattivare automaticamente alcune informazioni di telemetria condivise con Microsoft. Possiamo a questo punto cliccare ok e ci appare questa schermata. Di nuovo ci viene ricordato che tutti i dati sull'unità USB che abbiamo selezionato per l'installazione verranno cancellati. Non ci resta da fare altro se non cliccare ok per proseguire con l'installazione vera e propria. Ora, quanto tempo è necessario per svolgere questa installazione dipende da una moltitudine di fattori. In particolare i tempi sono molto più lunghi
sicuri se stiamo utilizzando una chiavetta USB. Mentre invece se stiamo utilizzando un SSD su USB, come raccomandavo di fare, sono necessari veramente pochissimi minuti. In caso la procedura dovesse comunque rimanere bloccata o sembrare bloccata per più di circa 10 minuti, ti consiglio di fermare tutto, staccare la tua memoria USB e provarla su un'altra porta e ripetere tutta l'operazione. Se neanche così funziona, purtroppo devi buttare la memoria USB che stai utilizzando perché probabilmente è danneggiata. Non appena Rufus ci conferma di aver completato la scrittura, la nostra chiavetta è pronta e possiamo utilizzarla per avviare appunto una seconda copia di Windows direttamente utilizzando questa chiavetta USB sullo stesso PC sul quale l'abbiamo preparata oppure su qualsiasi altro computer. Quindi ecco qua, colleghiamo la nostra memoria USB ad una porta USB del PC, PC che in questo momento è completamente spento, e procediamo ad accenderlo. Durante la fase di accensione quello che dobbiamo fare è richiamare il menu di boot. Ora qui la scocciatura sta nel fatto che ogni PC utilizza un tasto diverso per attivare questo specifico menu di boot. In particolare questo Dell XPS che ho davanti in questo momento utilizza il tasto F12. Però chiaramente il tasto è diverso da modello a modello di PC, da marca a marca. La mia raccomandazione è di quella di consultare il manuale del tuo PC, sulla quale comunque questa informazione dovrebbe essere presente, e se non lo trovi andare su Google e cercare boot menu seguito dal nome del tuo PC. Se sei in difficoltà e non riesci a trovare il tasto adeguato, fai un salto sul nostro forum turbola.it/forum e fai la domanda alla community, qualcuno sicuramente ti saprà aiutare. Bene, lo scopo del gioco comunque è raggiungere un menu che è simile a quello che stiamo vedendo in questo momento, che ci permette appunto di scegliere la periferica dalla quale caricare il nostro sistema operativo. In particolare qua come UEFI boot, UEFI boot, io ho varie opzioni. La prima è Ubuntu, perché io sul PC, sul disco interno di questo PC ho installato Ubuntu, però la seconda opzione è quella che mi interessa ed è appunto Samsung PSSD T7, che è appunto il disco sul quale ho installato la mia copia di Windows. Quindi vado a selezionare questa voce di menu appunto per caricare il sistema operativo partendo dal mio SSD portatile, ed ecco qua, come stiamo vedendo in questo momento è partito il caricamento del sistema operativo. E fra qualche istante, si tratta di un boot come quello che avviene di solito quando accendiamo il computer, con la differenza che stiamo appunto utilizzando l'SSD, come vediamo anche dal fatto che la chiavetta sta lampeggiando. A questo punto, cosina molto interessante, io avevo già installato un po' di programmi tanto per provare, per vedere come stava funzionando il computer. In particolare, come hai visto, io avevo installato Steam, che è appunto lo store di videogiochi, e avevo già installato una buona quantità di videogiochi proprio per vedere come funzionava il sistema operativo. Non ho trovato particolari peculiarità, se non appunto che entrando qua dentro, come vedi, troviamo la nostra chiavetta, appunto identificata da una grossa chiavetta associata al disco C, e questo chiaramente è una cosa un pochino diversa a quella che qui siamo abituati, perché generalmente l'indicativo C due punti è riservato al disco fisso interno del computer, e come vedi non c'è la possibilità di accedere al disco interno del computer. Quindi di nuovo, ancora una volta, i due ambienti sono completamente separati. Per il resto possiamo muoverci come meglio vogliamo, installare tutto quello che vogliamo. Io l'ho già fatto, oltre a installare Steam ho installato anche una serie di videogiochi piuttosto importante, appunto come vedi il mio Samsung T7 da 1 TB, e appunto offre solo 70 GB, proprio perché prima di fare questo video ho installato un bel po' di roba per essere sicuro che tutto funzionasse. Che cosa succede se a questo punto andiamo a disconnettere la memoria esterna sulla quale è in esecuzione Windows in questo momento? Beh, proviamo a farlo, e beh, in questo momento non è successo assolutamente niente, proprio perché appunto il PC ha già messo un attimo ad accorgersi che abbiamo disconnesso la chiavetta, e quello che succede è che appunto tutto viene frizzato fino a quando non andiamo a riconnettere la nostra memoria USB. Se però il disco non viene riconnesso entro circa 60 secondi, il PC mostra una schermata blu e si blocca del tutto. Qualche considerazione sparsa sulla mia esperienza con questa tecnologia. Beh, come ho già detto, veramente tutto funziona molto bene, in particolare utilizzando un disco SSD esterno. Secondo me si ottengono prestazioni paragonabili, anche se proprio non del tutto uguali a quelle a cui siamo abituati quando utilizziamo il PC tramite il disco fisso interno. Come ho già detto molte volte, a questo punto il desktop al quale siamo davanti è appunto quello del sistema operativo contenuto all'interno del disco della chiavetta USB, e come vi ho fatto vedere possiamo comunque installare tutti
tutti i programmi. In particolare io ho sempre lasciato il percorso di installazione predefinito su C2, che in questo caso significa che tutti i programmi addizionali vengono installati direttamente sulla nostra memoria USB all'interno del sistema operativo. Quindi possiamo portarci con noi sempre la nostra memoria USB con tutto quello che ci serve per lavorare, giocare e tutto il resto. Alla primissima esecuzione su un PC l'esperienza potrebbe non essere esattamente fluida come quella che ti ho fatto vedere, perché Windows ha bisogno di scaricare automaticamente una serie di driver e in particolare quelli per il video. Quindi è sicuramente possibile che alla primissima esecuzione lo schermo sfarfalli un po' e magari ti venga anche chiesto di riavviare il sistema. In tal caso devi essere attento e velocissimo a selezionare nuovamente la tua memoria USB come periferica di boot, quindi di nuovo tap 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 sul tasto per richiamare il menu di boot, selezionare la tua memoria USB e rientrare appunto nell'installazione del sistema operativo. Può darsi che ti venga richiesta questa cosa un paio di volte, però lo ripeto, avviene solamente la primissima volta che colleghi la chiavetta ad un determinato PC, proprio perché è necessario che Windows installi e scarichi tutti i suoi driver. Le esecuzioni successive invece, come hai visto già dalla mia prova, sono sempre perfettamente fluide e filano sempre perfettamente senza bisogno di attività strane. Anche gli aggiornamenti main Sili ho già avuto modo di provare, scendono senza nessun problema, tutte le patch si installano automaticamente. Invece, da quanto ho capito, potrebbe non essere possibile avanzare di versione, ovvero installare una nuova feature update del sistema operativo. Però di nuovo sto ancora testando questa cosa, fai riferimento all'articolo su turbolab.it per tutte le ultime informazioni su questo argomento. Come ultimissima ma importantissima cosa da fare se hai installato un'edizione Pro di Windows, quindi Windows 10 Pro oppure Windows 11 Pro, e attivare BitLocker e crittografare così tutto il sistema operativo, tutta la tua memoria USB, facendo in modo che se anche dovessi perderla nessuno potrebbe leggere i dati contenuti. Di nuovo, fai riferimento all'articolo su turbolab.it per tutte le informazioni in merito ai passaggi da svolgere. Bene, da zona di turbolab.it è tutto. Se il video ti è piaciuto, come al solito ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace, per me è estremamente importante, quindi grazie, grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. I commenti qua sotto sono a disposizione per raccontarmi la tua esperienza, fammi sapere se sei riuscito a installare Windows sulla tua memoria USB esterna, se hai avuto problemi con il boot e tutto quello che ti passa per la testa. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia, quindi Windows come oggi, ma anche Linux, Bitcoin, Internet e tutto quello che orbita attorno al mondo tech, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Sto morendo, al prossimo video, ciao! La seconda e ultima nota di servizio: in questo video parlerò di chiavetta USB, intendendo ovviamente uno USB flash drive, però siccome nessuno parla di USB flash drive con i propri amici, ho deciso anch'io di parlare di chiavetta USB, anche se mi fa altamente schifo.